Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggiamo Easy. Se ancora non ci conosci, sappi che siamo un gruppo di ragazzi che ti porta a scoprire il mondo attraverso itinerari di viaggio. Cerca infatti nel nostro canale e troverai centinaia di destinazioni. Oggi in particolare scopriamo insieme un itinerario di 6 giorni dalla Cappadocia fino ad Efeso. Vi ho anche lasciato il link in descrizione. Iniziamo a partire da Istanbul, la straordinaria città da cui partirà poi un pullman in direzione Ankara. Il secondo giorno infatti sarà dedicato ad esplorare la capitale. Tra i punti più importanti ci sono sicuramente il Museo delle Civiltà Anatoliche e il Mausoleo di Ataturk. Il terzo giorno vi sposterete nuovamente in direzione Cappadocia, una delle regioni più romantiche della Terra. È infatti caratterizzata da particolari formazioni rocciose, cammini delle fate e paesaggi lunari. Sono sicuro che almeno una volta nella vita avrete sognato di fare un giro in mongolfiera al tramonto. Il quarto giorno ci si sposta invece in direzione Pumacale, dove visiteremo in particolare il Castello di Cotone, un posto unico al mondo, con le sue piscine termali di origine calcarea e le cascate pietrificate. Il quinto giorno è invece la volta di Efeso, la città della dea Artemide. Qui potrete infatti visitare innumerevoli testimonianze storiche come il Tempio di Adriano o l'Agorà. L'ultimo giorno invece avrete l'intera giornata dedicata a visitare Smirne, la terza città più grande della Turchia. Una città multiculturale e davvero vivace. Vi consiglio di visitare in particolare il bazar per acquistare souvenir e provare prodotti unici. Fatemi sapere però quali di questi luoghi vi è piaciuto maggiormente e condividetelo con i vostri compagni di avventura. Come sempre vi invito anche a contattarci per qualunque dubbio o curiosità. Vi lascio inoltre un altro itinerario se non l'avete già visto. Cominciamo il nostro viaggio come doveroso da Istanbul, la meta sicuramente più popolare, in cui trascorriamo i primi 3 giorni per poi spostarci ad Ankara e in Cappadocia. Dopo esserci sistemati nel nostro hotel, partiamo all'esplorazione della città. Ci dirigiamo infatti fin da subito verso la parte storica per visitare la Basilica di Santa Sofia, sicuramente l'icona storica e architettonica della città. Questa basilica infatti è stata costruita nel VI secolo durante il regno di Giustiniano I come chiesa ortodossa, ma successivamente nel 1453, a seguito della conquista ottomana, è stata convertita in una moschea. A partire poi dal 1935 è stata trasformata in un museo ed è stata riconosciuta ovviamente come patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO. L'edificio è molto famoso in particolare per la sua imponente cupola, che è stata per secoli la più grande del mondo, e anche per la sua struttura architettonica innovativa che combina elementi della tradizione romana, greca e bizantina. L'interno poi è qualcosa di semplicemente spettacolare, è infatti decorata con splendidi mosaici, affreschi e colonne di marmo, testimonianza della ricca storia e della fusione di culture che caratterizzano Istanbul. Dopo questo primo assaggio della città ci spostiamo invece verso il Parco Guglian per ricaricare le energie e pranzare in questa oasi di tranquillità nel cuore della città, a pochi passi dalla basilica. Questo luogo offre infatti una varietà di alberi secolari, giardini ben curati e viste mozzafiato sul Bosforo. Nel pomeriggio invece attraversiamo il ponte di Galata e raggiungiamo il quartiere di Beyoğlu. Questo è sicuramente uno dei quartieri più dinamici e vivaci di Istanbul, è infatti caratterizzato da una miscela di storia, arte, diversità culturale e vita notturna. Visitiamo questo quartiere percorrendo la İşlak Avenue, una strada vasta pedonale lunga circa 1,5 km, fiancheggiata da negozi, caffè, ristoranti, gallerie d'arte e teatri. Terminiamo poi il nostro percorso raggiungendo la Torre di Galata, un'iconica struttura medievale alta 66 metri costruita dai genovesi nel XIV secolo. Originariamente era utilizzata come torre d'avvistamento o faro per i marinai, oggi invece è diventato un importante punto di osservazione. Offre infatti una vista mozzafiato sulla città vecchia, la penisola storica e le acque blu del Bosforo, un modo perfetto per concludere il nostro primo giorno. Cominciamo invece il secondo giorno visitando la Moschea Blu, costruita nel XVII secolo durante il regno di Ahmed I. Deve il suo nome ai meravigliosi mosaici blu che decorano l'interno della cupola e delle pareti. È sicuramente infatti un capolavoro dell'arte ottomana caratterizzato da una grande cupola principale e da 6 minareti slanciati.
L'ampio cortile interno è invece circondato da portici e colonne, mentre il vasto spazio di preghiera all'interno è decorato con mosaici, ceramiche e piastrelle di ceramica turchese, che creano sicuramente una sensazione di meraviglia e serenità. Dopo aver ricaricato le energie, visitiamo invece un'altra testimonianza ottomana, il Palazzo Topkapi. Questo palazzo è stato infatti la residenza principale dei sultani per 4 secoli, a partire dalla sua costruzione nel 500. Il complesso del Palazzo Topkapi è esteso e comprende una serie di cortili, padiglioni, sale e giardini che riflettono il ricco patrimonio storico e culturale dell'impero ottomano. Tra le sue attrazioni più celebri ci sono sicuramente la Sala del Tesoro, che ospita una straordinaria collezione di gioielli, oro e tesori preziosi, e il Celestial Kiosk, una splendida struttura decorata con piastrelle di ceramica e oro. È una tappa sicuramente imperdibile per chi visita Istanbul, offre infatti un'esperienza affascinante di storia, cultura e bellezza architettonica. La mattina del terzo giorno visitiamo invece il Grand Bazar, uno dei mercati più grandi e antichi del mondo. Situato nel cuore del quartiere storico di Sultanahmet, il Grand Bazar è infatti un infinito labirinto di stradine, vie tortuose e passaggi coperti, che ospita migliaia di negozi, bancarelle e botteghe artigianali. Anche questo luogo venne costruito nel XV secolo dopo l'invasione ottomana, acquisendo fin da subito una lunga storia di commercio e scambio, facendo sì che ancora oggi venga considerato un centro vitale di attività commerciali e culturali. È infatti più di un semplice mercato, è un'esperienza sensoriale unica, dove i visitatori possono immergersi nei colori vivaci, nei suoni animati e negli aromi deliziosi dei prodotti in vendita. Vedrete infatti artigiani locali al lavoro che creano opere d'arte tradizionali e autentiche proprio di fronte ai vostri occhi. Dopo la visita al bazar raggiungiamo invece il molo per trascorrere il pomeriggio facendo una crociera sul Bosforo. Mentre ci rilassiamo e ammiriamo il paesaggio lungo la costa, abbiamo anche modo di farci raccontare di più rispetto a questa importante via d'acqua. È infatti una delle più importanti vie navigabili al mondo, che permette di connettere il Mar Nero e il Mar di Marmara, fungendo quindi da confine naturale tra Europa e Asia. È infatti una via di comunicazione vitale per il trasporto marittimo, oltre ad offrire viste spettacolari sulla città di Istanbul. Conclusa poi la crociera, prendiamo il bus in direzione Ankara. Il quarto giorno lo dedichiamo invece a scoprire la capitale Ankara. Conosciuta principalmente per essere il centro politico del paese, Ankara è però anche una città ricca di storia, cultura e attrazioni interessanti. La mattina, per esempio, visitiamo il mausoleo di Ataturk, un monumento imponente dedicato al fondatore della Repubblica Turca. Oltre ad essere però un luogo di grande importanza storica, il mausoleo offre anche una vista panoramica mozzafiato sulla città. Dopodiché invece trascorriamo il resto della giornata visitando il castello di Ankara, una fortezza storica che domina il panorama della città. Costruito durante l'epoca bizantina e successivamente ampliato dai romani e dai bizantini, il castello offre non solo una vista spettacolare sulla città, ma anche la possibilità di esplorare le sue antiche mura e torri. È infatti il luogo ideale per concludere la giornata immersi nella storia e nella bellezza di Ankara. I prossimi 2 giorni li trascorriamo invece in un emozionante viaggio attraverso la magica regione della Cappadocia. Conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato, le formazioni rocciose uniche e le antiche città sotterranee, la Cappadocia è veramente un luogo da visitare assolutamente. Iniziamo il nostro primo giorno con un'immersione nei paesaggi surreali della Cappadocia. Dopo una colazione energizzante ci dirigiamo infatti verso la Valle di Goreme, una delle aree più iconiche della regione. Qui potremo infatti passeggiare tra le spettacolari formazioni rocciose, conosciute anche come Camini delle Fate, ammirando le straordinarie strutture naturali che sembrano provenire davvero da un altro pianeta. Dopo aver esplorato la Valle di Goreme ci dirigiamo invece verso il Museo all'Aperto di Goreme, un sito UNESCO che ospita antichi monasteri e chiese rupestri scavate direttamente nelle rocce. Questi affascinanti santuari offrono infatti un'importante finestra sulla storia e sulla cultura della Cappadocia e sono una tappa imperdibile per chi visita la regione. Per concludere poi la giornata ci dirigiamo verso il castello di Ukhisar, una fortezza naturale situata su una delle più alte formazioni rocciose della regione. Salire sulla cima del castello ci offre infatti una vista panoramica mozzafiato sulla regione circostante, perfetta soprattutto per ammirare il tramonto e catturare scatti indimenticabili.
Il penultimo giorno ci svegliamo invece prima dell'alba per partecipare a un'esperienza davvero unica, un volo in mongolfiera sopra i paesaggi spettacolari di questa regione unica al mondo. Ammirare infatti l'alba dipingere il cielo mentre si fluttua tra le formazioni rocciose è un'esperienza davvero magica e indimenticabile. Dopo il volo in mongolfiera invece ci dirigiamo verso una delle antiche città sotterranee della Cappadocia, chiamata Derinkuyu. Questa incredibile città scavata nella roccia offre infatti un affascinante viaggio nel passato e una comprensione della vita sotterranea delle antiche popolazioni della regione. Per concludere poi il nostro itinerario ci concediamo un momento di relax visitando una delle molte cantine della Cappadocia, dove potremo assaggiare deliziosi vini locali e goderci un pasto tradizionale turco. L'ultimo giorno invece, dopo aver fatto la tradizionale colazione salata turca con prosciutto affumicato e pane fresco, ci prepariamo per rientrare in Italia. Prima però di concludere questo video, come ben sapete se mi seguite da un po', darò una valutazione da 1 a 5 stelle a costo, cibo, sicurezza e attività, per confrontare questa destinazione con altre in giro per il mondo. Per quanto riguarda il costo, do 4 stelle. La Turchia offre infatti sistemazioni di ogni tipo di livello e fascia di prezzo, e in particolare in grandi città come Istanbul la scelta è davvero ampia e variegata. Si va infatti da campeggi ad ostelli fino agli hotel più lussuosi, in ogni caso però i prezzi sono inferiori rispetto a quelli che troveresti in una destinazione europea. Anche rispetto al cibo do 4 stelle, Istanbul è infatti rinomata per la sua ricca cucina tradizionale turca, che include piatti deliziosi e variegati come kebab, mez, baklava e molto altro ancora. Inoltre i mercati alimentari e ristoranti offrono un'esperienza culinaria davvero autentica, l'unica pecca è che però dovrete bere soltanto acqua in bottiglia. Per quanto riguarda la sicurezza do 3 stelle e mezzo, essendo il tasso di criminalità a un livello relativamente basso. Soprattutto a Istanbul però si verificano borseggi e aggressioni occasionali. Il rischio è particolarmente elevato soprattutto nei luoghi affollati, ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nella metropolitana, o nei mercati all'aperto. Va anche detto che l'omosessualità non è sempre tollerata, si potrebbe quindi essere soggetti ad aggressioni. Per quanto riguarda le attività, do invece 5 stelle. Hai infatti un mix interessante di luoghi culturali da scoprire e di paesaggi straordinari in cui avventurarsi. Il mio giudizio personale sono invece 4 stelle. È una nazione infatti che mi affascina molto per la sua cultura e per i suoi panorami. La vita notturna però è molto limitata e non è ben visto il consumo di bevande alcoliche. Ora che hai sentito le mie valutazioni, però tocca a te dirmi la tua. Fammi sapere infatti che ne pensi di questa meta e se sei d'accordo con le mie valutazioni. Condividi invece questo video con chi vorresti visitarla se non l'hai già fatto. Ti ricordo anche che abbiamo aperto da poco la pagina Instagram, in cui pubblichiamo sondaggi e in cui puoi contattarci in maniera molto più rapida. Metti poi like se non l'hai già fatto e ti aspetto nel prossimo video.